Bravissimo, ancora, ancora. Adesso eseguiremo un pezzo di Carlo Santana. Sandana. Vai, sei bravissimo, vai. Aspetta, non mi ricordo proprio l'attacco preciso preciso, eh. Aspetta che adesso mi documento, magari trovo uno spartito online e vedo di metterci una Ma pezza. Sandana, lo suoni con l'anima, col cuore, no con gli spartiti. C'hai ragione pure tu, è una questione di, come si dice, di Non lo idratazione. so che cos'è. Io No, intanto mi piacerebbe leggere i commenti per sapere se i nostri amici sono già scaldo entrati. l'ukulele, scaldo. Allora, questo Bravo, è un accordo bravo, di settima aumentata maggiore, bravo. Sei bravissimo così. retrostante, fa più o meno così. Senti come suona bene. Perché secondo me si è sentito poco. Prova adesso. Ora no, perché... Sei bravissimo, sei Sant'Anna proprio. Allora, e adesso... È proprio lui, è proprio lui. C'ho i brividi, c'ho tutto un brivido. Madonna che brivido. Mamma mia. Questo è un giro... Però ci vorrebbe un altro strumento per accompagnare, diciamo. Posso accompagnare? Vai! Aspetta che devo prendere il là. Credo che a qualcuno gli sia esploso. È Scusa, mi giusto, mancava un io adesso pezzo. miglioro il suono con un bigliettino da visita Mi perché mi sono metto dimenticato. lontano perché secondo me non è. No, suona malissimo il bigliettino da visita, forse è meglio. Ma che bel duo dinamico che siamo. Bellissimo! Ok, l'introduzione è finita. Niente, musica di merda in live. C'è qualcuno che sospetta che noi non siamo effettivamente in live. Giusto, Come al solito, il malpensante, vizioso, maledetto ci deve stare sempre. potrebbe essere così. Potrebbe essere, ma non è, anzi, eccoci in tutta la nostra bellezza. Qualcuno si starà chiedendo. Questa è la tromba che Redez ha pagato con dei soldi No, veri. non è vero, me l'hanno mandata. Te l'hanno Sì, mandata? non ho pagato un Fa cazzo. una sola nota questa tromba. Posso proporre una cosa? Propongo, adesso ti Vuoi metto, imparare a no, ti fare metto la tromba? una traccia blues e tu ci improvvisi sopra. Ci penso io, non ti preoccupare. Sicuramente è accordatissimo questo. No, blues, backing track, preferisci una backing track in si? La backing track che non ci blocca il canale, quello Ah no, potrebbe queste sono tutte essere. quante gemmabili senza problema alcuno. Se dovessi cambiare operativo di servizi internet, quale sarebbe la tua scelta più Quello probabile? che c'ho adesso, ma che mi fa pagare metà. Va. Vabbè, vai. Allora. Partiamo subito dalla parte. Vai, regalaci emozioni. Ok,
verso del T-Rex. Senti, innamorato, bene. Sì, sì, la Kuma X-Rex sembra. La morte dell'orca malinco. Vabbè, ragazzi, abbiamo capito che non vi piace la buona musica. Io stavo cercando di seguire anche la strada scala pentatonica. Capite niente di musica, è proprio vero. Sentite, ragazzi, come si è calato nel rock blues con le pentatoniche, con le Ma soprattutto farà una nota diversa da quella singola? Io credo proprio di no. Però era una nota giusta. Però vedo mi sono incominciato il labbro. Non so come cazzo fanno i trombettisti qua senza domani calmi. Gli esami scritti per voi sono stati facili? Sono delle medie. Beh, alle medie erano abbastanza semplici. Ci hanno chiesto le medie la suddivisione molecolare in stato di assenza di gravità nei sistemi complessi a doppia valutazione. Quello è stato il nostro test. Ha stato. Vedi che l'italiano sta ancora... Grazie Nemesis. Ciao ragazzi, è un po' che non vi faccio una donazione. Non è obbligatorio, ma ti ringraziamo tanti. Colgo l'occasione per salutarvi e mandarvi un caloroso abbraccio. Continuate. No, caloroso, per favore. Ne riparliamo dopo. Guarda, settembre. Cose ogni calorose. Ogni donazione farò una cosa per tutti. E fu così che non prendemmo più un centesimo. Mario suona la chitarra che Nicola si è la tromba. Sì, io suono la chitarra. In realtà non abbiamo io né il jack né il plettro. Purtroppo oggi sono tornato a casa 6 volte per recuperare questa. Però ci siamo riusciti. Io mi sto anche facendo ricrescere le unghie. Perché tutti nel canale di cinema avete detto: oh, Sinergo, ti mangi le unghie. No, io me ne sto facendo assolutamente ricrescere e le mie mani vertono in condizioni ottime. Perché? Perché con la forza di volontà si può smettere di fare qualsiasi cosa brutta. Scusa, ho una fan. Ci sono degli serial killer che non riescono a... Ho una fan che va a letto. Francesca mi dice: ciao ragazzi, Red Hat sei fantastico, Team Red. Oh, grazie Francesca. Una donna. Poi ci risentiamo per quella cosa. Ti pago e tutto il resto. Grazie Jason Clark, datemi una replica del pizzetto di Sinergo. È molto facile. Prendi un border collie, gli tagli un orecchio, prendi tutto il pelo dell'orecchio. Perché il pizzetto non ti no, vuole una replica del mio pizzetto? No, però se ci fai caso, vuoi lo metti così, per fare sembra che l'orecchio di un border collie, sì o no? E allora puoi fare questa cosa. Io domani ho matematica, tu hai un tic al naso. No, raffreddore, ragazzi, mi cola. Perciò faccio così, perché sennò mi dovrei stare a soffiare il naso ogni 40 secondi. C'ho caldo Cristo. Punto. Anch'io ho caldo, però non ci metto di mezzo Cristo. Però la qui Madonna, c'è una corrente bellissima che passa da una stanza all'altra e voi non sapete quanto è bella questa corrente. No, è una corrente che in realtà mi dispiace, ma oggi sono con un altro account e non ho un soldo su PayPal. Non fa niente, non caro Pasquale. Suonerò per te lo stesso. Fate Peggol come al come al solito Peggol si fa a fine serata. Sono impegnato a guardare la conferenza Nintendo, ma ci sarete anche voi da guardare, sono indeciso. Domani uscirà il nostro resoconto, così come oggi è uscito un po' più tardi del previsto quello di Sony, quello di Bethesda e quello di Ubisoft. Ora sto ridendo perché ne stiamo facendo... Grazie Thomas, mi sono perso la live, festeggiamo gli anni, vabbè, buon compleanno. No, comunque noi ci stiamo perdendo la conferenza Nintendo, siamo così coglioni che non abbiamo pensato che molti potrebbero non venire in live perché stanno seguendo la conferenza Nintendo. Vediamo quante persone abbiamo in live, vediamo se stiamo battendo Nintendo. Perché c'è una battitura? Ma come facciamo a battere Nintendo che sarà una guarda in 50.000? Ma non ci guardano manco in 1.000. Che cazzo sta succedendo? Ok. Io non lo so. No, che scusami, facendo. Non era uno scatto. Però c'era. Devo imparare a controllare le emozioni, me l'ha detto. C'era il coso. Cosa? Che c'era? Quello... Sì, ma non usciva. Hai visto che non usciva? L'abbiamo visto tutti e due che non usciva. Comunque, vediamo quanta gente ci sta seguendo. 1700. 1700, infatti. Di oh, solito... fermo. Ormai è tradizione, prima di ogni esame vedo la vostra live. Auguratemi buona fortuna. Buona fortuna per l'esame di calcolatori elettronici. Che esame di merda, però, scusami. Calcolatori elettronici. E questo è difficile pure. Fanciulli, vado al lavoro. Assembler? Stai facendo assembly? Diddlejet, ma perché è così? Diddlit, io ti facciamo i migliori auguri per la giornata di lavoro. Come cazzo si chiama? Comunque sia, auguri per la giornata di lavoro. Non ti preoccupare, stanotte recuperi e riposati. Oh, una domanda da parte di Ceskoski. Come mai Ceskoski? Ah, Emily. No, Ratatoschi. Ratatoschi, tu sei sicuro? Sì. Ratatouille. Nessuno lo dice bene. Io tutte le persone che mi dicono Ratatoschi. No, è diverso. Lo sono andato a cercare. Ma è giusto Ratatoschi. No. L'ho cercato un po' di tempo gigante. Fa, perché pure io ero convinto fosse la Tatoschi. Ho perso la cosa. Comunque, dice Koschi. Oggi ho visto un post su Facebook, la chiamavano Ratacosa, perché non si ricordano. Ci,
ci chiedeva se perché non siamo andati a Los Angeles come i veri YouTuber. Allora, per diversi motivi. In primis, mi sta sul cazzo Los Angeles. La trovo una città eccessiva, una città dove accadono cose spregevoli, dove la morale è ormai precipitata in fondo ad un baratro dal quale difficilmente Ratajkowski. Chi? Ratajkowski. Ratajkowski. Scommetti che io Ratajkowski. Ti faccio vedere, copio Ratajkowski. No, Ratajkowski. Quello ha fatto lo spelling per Ratajkowski. Non lo stanno a sbagliare tu. Eccolo qua, forse qua perché c'è una J a cazzo di Ratajkowski. Eccolo qua. Vabbè, la chiamiamo Mennoni Giganti e sta a posto. Ma non ha le Mennoni Giganti. Mennoni punto. Guarda, ti faccio vedere che l'ha scritto. No, l'hai scritto bene. Bravo, tu l'hai copiato da Google, di la verità. No, non l'ha scritto bene, te lo dice sotto. Rata... Ah, cerca invece Ratta. Vedi, è sbagliato. No, era giusto. No, manca la Y. Non è quella. Alla fine è con la Y. Nessuno sa come si chiama la Rata Schioffa. Emilio O'Hara Rata. O'Hara. Ancora più complicato. O'Hara con la H alla fine. O'Hara. Comunque, come cazzo si chiama colei? Rata cosa? Ratatà, Ratatouille. Emily è facile, il nome è così semplice. Mi piacerebbe chiamare un cane Emily. È un bel nome per un cane, Emily. Genere Group. La creatività. Dietro ci sono i nostri numeri di telefono, non li mostrarti. Comunque, non seguite il Direct Nintendo? Sì, stiamo... Ma perché pre-registrata questa, per questo ci vedi qua. Ma in realtà noi stiamo proprio... vedendo Nintendo. Sinergo Satanic era ambientato a Los Angeles, lo so, motivo in più per odiare quella città. Annunciato nuovo Kirby per 2019. Perfetto, proprio quello che cercavo io. Kirby, non vedevo l'ora che uscisse un nuovo Kirby. Mamma mia. Quanto mi sono divertito con Kirby White. Kirby White è stato un gioco bellissimo. È rosa quello. Sì, argento e marrone. No, quelli sono i Pokémon. Parlare di Dead by Daylight. Perché? Da mo' che è uscito Dead by Daylight, scusami. Non ci giocava Sara a Dead by Daylight? Noi non ci abbiamo mai giocato, però, in effetti. Mi sa che ci giocava Sara. Sinergo, usciranno altri gameplay con la tizia che balla. Qual è la tizia che balla? Ah, è Bound. Sì, se vi piace, ragazzi, lo faccio uscire. Però ho ricominciato a fare la foresta degli elfi. Ho ritrovato il libro, più che altro. Io stavo vedendo il video sulle tre sul primo canale. Vabbè, mo state in live, poi tornate sul primo canale e finite il video. Grazie, Susanna. Non seguivo la vostra live da un annetto buono. È bello rivedervi dal vivo. Beh, un annetto. Siamo peggiorati tanto. Sicuramente. Sinergo, sono quello del tuo video sull'audio. E quanti ce ne sono? Guarda, il mio video sull'audio ha avuto un sacco di commenti. Sinergo, non so se te l'ho già chiesto, ma di Edith Finch farei uscire una serie. Sì, però la deve programmare Redez. Ho fatto ogni domenica. Ve l'ho scritto nel Cristo Dio di cosa. Descrizione. Leggete le descrizioni. Ah, sembra la tromba degli olifanti del Signore degli Anelli. Vuoi sentire la tromba? Ci penso. Basta dirlo io. No? Ragazzi, dal vivo è tremenda. Ti vibrano i timpani a sentire sta merda. A quando Bern Gris? Emily ha il cognome difficile come quello di Xenia. Tchoumitcheva. Tchoumitcheva. Chi cazzo è Xenia Tchoumitcheva? Scusami. Sono curioso. Xenia Tchoumitcheva. Eschia. Xenia Tchoumitcheva. Hai visto? Ma sì, perché tu lo chiudi convulsivamente e non te ne accorgi. Fermo! Ho visto una... La donazione, ogni donazione abbiamo... Scusa, non riesco a... Com'è? Ma chi è? Non lo so, però... Cioè, così, ad occhio e croce. Vabbè, tipo. È una modella moldava, super moldava, con... Ma cambia faccia ogni foto che le fanno? Soprattutto se è rifatta le labbra. Dici? Sì. Qui aveva 15 anni, la prima comunione. Stiamo guardando delle foto di questa Schifinkosti e io mi farei cambiare il nome se fossi una modella moldava, cioè mi farei chiamare tipo Lucia Margari per fare piacere a Luca. Ho interrotto lo studio per le conferenze Sony commentata da voi, ho interrotto la conferenza per la live, addio genomica funzionale, ma minchia che cazzo stai studiando? E soprattutto la conferenza Sony c'è già stata, quindi c'è quella Nintendo adesso. No, stava vedendo il nostro video dove parlavamo di Sony. Ah, ok, A quando una vostra live sui vostri canali? Una vostra live sui vostri canali? Sui canali personali. Beh, il Redez sarà fuori uso per 10 giorni, io sarò fuori uso per 10 giorni. Sa mai, dai, se mi giro da Taiwan mentre sto in strada. Può essere. Nelle vie di Taipei. Probabile che vi faccia anche un video per presentarvi il mio nuovo collaboratore. Ho deciso che smetterò di fare video da solo su cose dell'altro cinema, quindi ho preso un collaboratore.
Però devo addestrarlo prima, perché adesso non sa fare un cazzo. Cioè non mi può adesso tenere. Ancora, cioè questo collaboratore, cioè è un collaboratore, diciamo, devi che pagarlo prima. Sì, è più un disgraziato che sto aiutando, diciamo, no? Però più avanti, quando imparerà, farà parte del canale e anche lì saremo in due. Sempre se non fa come il suo predecessore, che, col quale ho fatto un video soltanto, ma poi ha cominciato a scorreggiare, mi ha avvelenato e ho dovuto tirarlo fuori dall'inquadratura. Successo. È successo. Però ho detto, boy, in co-op mi piacerebbe, se cioè devo avere un periodo antistress prima, molto lungo, quindi dopo che torno da Taipei, se non sarò troppo stressato dal viaggio, magari sì, perché se no mi stresso ancora di più con lui. Signore Corrette, state godendo sulle legnate che stanno prendendo i termosifoni su Takedown Red Saber? Ma no, noi siamo molto solidali con loro, perché sappiamo l'inferno che stanno passando. Per un videogiocatore, magari uno che gioca tanto, che magari si ritiene anche bravo, giocare a Takedown è mortificante, molto. Mi sento offeso, sono il corno. Mi dispiace per te, se ti senti offeso, sono bravissimo io con la tromba. So, forse tu devi ancora impararlo a suonare sto corno, dai, io sono un professionista. Cerco, sono quello che non sapeva come registrare l'audio della chitarra. Ah, se non sbaglio ti ho consigliato un microfono USB perché non c'avevi la scheda audio, se non ricordo male. Quindi come era... fa a non avere la scheda audio? No, nel senso, non aveva una buona scheda audio con un preamplificatore decente. Allora ho detto, invece di comprarti microfono e scheda audio, prendo un microfono USB come si deve. È giusto, è giusto. Non sei interessato al nuovo gioco di Mario con i Rabbids? Sì, la nostra priorità nella vita è aspettare che esca, in effetti. Però non lo possiamo dire, perché altrimenti ci danno dei nintendari. Siete secondi in tendenze live, il primo è Nintendo. Ma va? Mannaggia la miseria, ma perché? Scusa, mi fai vedere questa cazzo? Aspetta, lo faccio prima sul cellulare. Non è possibile che Nintendo batta la nostra live. Abbiamo molti più contenuti qui. Tipo? Cioè così, tanto via. Gioco. Ah, però Nintendo ce n'ha un po' di meno di noi, Quanti ne ha? 254.000 spettatori? Contemporanei? Io non abbiamo sbagliato orario noi. È la prima volta che ci abbiamo 2200 spettatori. Ma stanno a guardare tutti Nintendo, è chiaro. Che poi chissà che cosa diranno. Sotto ci sono i ragazzi dell'angolo di Farenz con Farenz sotto di noi, con 786 spettatori che stanno vedendo la loro, anche loro Nintendo. Scusami, mi prendi quella penna viola che sta lì? No. Guardate quanto è bello Fallout. Tieni. Thank you. Ora ragazzi, siccome dobbiamo competere con Nintendo, attenzione! Suona. Un altro. Anche qua. Mi dedico il mio 27esimo al primo scritto. Il mio 27 al mio primo scritto di anatomia. Tornerà Astronir? Sì, sì, tornerà. Voglia. Comunque adesso vi disegno. Vi disegno il titolo di un film e voi dovete indovinare. Facciamo ma un perché? Bel gioco. Vediamo che cosa fanno su Nintendo. Stanno presentando un Zelda. Fermi tutti, stanno presentando Zelda, il nuovo DLC, scommetto. Oh, finalmente nuova armatura. Scusate, sono troppo preso, adesso presentano Zelda, poi continuare tu la live. Allora, no, io sto disegnando questa cosa qui perché... Master Mode. Possibile che anche tu stai seguendo la live di Nintendo, dovremmo concorrere con loro. È bellissimo. Vabbè, sono Stone Talus, vabbè, questo lo conosciamo. Si ricaricano adesso le rocce. Porca puttana, si ricaricano le rocce. Nintendo la farci solo adesso. The Master Trial Expansion Pass DLC Pack 1. Quando esce? Ad agosto, mi sembra. Perché se esce domani mi fanno tipo... Invece no. Grazie. Ma Rex Orange Country? Scusate, dovete quando esce l'expansion pack di Zelda? Tanto sto vedendo Zelda. Però in effetti potremmo fargli sentire l'audio così. Vabbè, la cosa bella di questa live è che noi siamo un'alternativa a Nintendo. Infatti siamo l'alternativa a Nintendo. Cioè, voi siete la... Perché mi fanno vedere cose che io già conosco? Se sente male. No, non si sente affatto, si sente al cellulare. Che film è questo? Vai, voi. Che film è questo? Indovinate. Che film è? Ah, The Champions Ballad, DLC Pack 2. Ah, stanno presentando tutti i DLC di Zelda. Spenso.
30 giugno, siete delle merde. Vi odio tantissimo. Quando tornerete dal che suo... Che bastardi. Non me la potevano farci oggi. Sono dei pezzi di merda. Ah, invece, non questo giovedì, ma il prossimo. Prima del prossimo giovedì. Ma vi odio. Vabbè, non fa niente. Però quando torni ci sono tutti i DLC di Farpoint. Mappe nuove in cui giocare co-op. Vedi, ci sono cose belle quando torni. Il DLC, no, poi te lo do a te. Ho detto che dopo Taipei ti do Zelda. Ma non lo voglio giocare. Devi giocare Zelda, è bellissimo. Ma io ho 60 giochi VR che mi voglio giocare. Ah, comunque, Titanic. Vabbè, era facile, dai. Era facile, però adesso gli faccio vedere. Dovevi fare solo il pezzo di legno più largo, perché c'entrano tre persone. Mo' vi faccio un altro film. Vi faccio un altro film bellissimo. Qua però ve lo disegno un c'è po' uno che ha detto Sharknado, così. Un altro Capitan America, non si sa perché. Non si sa perché, però questo ve lo disegno male, così vediamo chi c'ha ragione. L'audio, l'audio è esploso. Aspettate. Forse è perché... No, è giusto l'audio, ragazzi. È giusto. Buonasera, un piccolo contributo. Saranno molto contenti i nostri amici. Niente, non è successo niente. Stava per morire la chitarra. Sì, ma grazie Daniele. Sei salvata per il rotto del cazzo in culo. Adesso spostiamoci. Così finisce a cascavero, eh. Non fa niente, l'importante è che sia salva. L'audio si è sminchiato. Il tuo microfono lo sento bene. Mi sentite? Mi sentite? In effetti si sente molto alto il mio microfono. No, è tutto giusto. Siamo messi bene. Anzi, però clippa. Ma no, quello è il compressore. Sì, clippa in continuazione, va sempre in clipping. No, non è clip. Sì, vabbè, però è alto. Spara troppo alto. Vedi. Bla 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 bla. Arriva al massimo. Ma non è che è tornato questo. No, 50, già ho visto. E allora che cazzo va Truan? Non sappiamo. Così dovrebbe andare bene. Sempre spara. Ti, però vabbè, ti taglia la voce. È troppo alto il microfono. Va bene. Allora, secondo me è il compressore che ogni tanto attacca troppo in fretta. Vediamo. Il compressore è questo. Va. No, ho messo abbastanza il gang. È giusto, dai. Ok. Bla 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 bla. Ah, Sam-X. No, vedi che è troppo alto. Bla 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 bla. Troppo. Cioè, dovremmo parlare così per non far. Così dovrebbe essere giusto. Poi. Certo punto, che vabbè. Film è questo? E vabbè, è facile. Che film è questo? Dai, è facile. Cos'è? Ti assicuro. Tu mi hai chiesto. Ma perché cos'è? Lo dici? Vabbè, ma tanto l'hanno già indovinato. Che ne pensi della trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan? Begins mi è piaciuto. Dark Knight. Bello. Ci sono delle scene d'azione che odio. Proprio tra le scene d'azione più confuse che abbiamo visto in vita mia. Il terzo è proprio una merda. Non mi è piaciuto affatto. È un film di Carlo Sortino. È un film di Carlo Sortino. Jurassic World. Jurassic World, Ciro ci ha preso. Era facile, dai. T-Rex. Un film è uscito con T-Rex. T-Rex. I Cristi Dio. Sta per uscire un film con Rocco Siffredi. Dove non fa il porno. Cioè, non scopa, diciamo. È un film normale. Non fa... passa la scopa a terra. Per chi se lo stesse chiedendo. Esatto. Quindi siamo ancora nella zona con l'estensione. Scopare non è una parola. Con la scopa. Con Rocco Siffredi. Scopa è un verbo. Dove sua moglie gli dice: Rocco, guarda che nel futuro non ti si alzerà mai più. Allora Rocco è costretto ad andare nel passato per finanziare il Viagra. Si chiama Riporno al futuro. Fasta in cazza fa. Sinergo, fare mai vedere American Horror Story e Reddits. Gliel'ho fatto vedere, però c'ha il cofanetto da un bel po'. La seconda stagione ancora all'inizio. Ma anche perché mi è riniziato Grimm, devo finire pure Grimm. Grimm è bellissima la quinta, è impazzita. Succedono cose, scopano con chiunque, ormai si accoppiano tutti quanti. Eppure, per quanto è confuso, perché succede tutto veramente, per quanto può essere, è tutto coerente. Invece in Once Upon a Time, fino alla fine, non si capisce un cazzo, non si spiega assolutamente nulla. Continuate così, Alessandro, hai fatto una cosa molto brutta. Adesso hai fatto una cosa brutta. Cosa pensate della Terra di Mezzo? Se sta nell'insalata, la Terra di Mezzo può essere un grosso problema. Invece nei funghi, lo sappiamo tutti che sanno di terra, insomma. Suonate una theme song con la tromba e noi indoviniamo. Orient the Blind Forest. Fammi sentire Orient the Blind Forest. Sì. Vai. No, non ce la posso fare.
No, aspetta, mo gli faccio una cosa che devono indovinare. Vai. Tu puoi fare giusto una cosa con questa tromba. Ma vabbè, è come mugolare alla fine, è uguale. Sì, ma fa sempre la stessa... trombare in questo caso, trombettare, come si dice? Aspetta, la colonna portante no. Skyrim VR, raga, io devo capire se le manine le muovi tu o se si fa col gamepad. Se si fa col gamepad è una merda. Sono pronto. Vai. Ah, scusate, devo accordare lo strumento. Io assolutamente no. Ma è difficilissimo. Sapete cosa? Però aspetta, sembra le scorreggia a soffione. Non te ne riesci. Vai. Azzardo è l'inno alla gioia. No, è un film, abbiamo detto. E che ne so? Vediamo se qualcuno ci andrà. Dai, uno stronzo che c'è. Pure sparando a caso. L'elefante. Serve un po' di roba slow. È un film, ragazzi, è facile. Una foca in fase di accoppiamento. Io continuo a dire che è l'inno alla gioia. Vedi là, Benny, se fossi qui ti abbraccerei. Scusa. Il padrino. È chiaro, no? Bravo Benny mi capisce. Basta, poi solo lui. Ma quando vi siete messi d'accordo per sapere? No? Bravo Benny. Cioè, se tu hai sentito il padrino qui, tu non hai l'orecchio assoluto. Tu bravo Benny. Fabrizio Sigillo, Redes, al massimo puoi fare la colonna sonora dello squalo. Ma nemmeno, perché sono due note. Sono due no. Una nota buffa. Non ce la faccio. È troppo difficile. Nemmeno uno squalo può fare. È una tromba di merda. È troppo difficile. Allora, Sinergo Vista Medica della Storia. No, ancora la vedo. Ma a me sembra Jurassic Park. Nel senso che ti sembra un triceratopo. Era palesemente quattro carogne a malo passo. Ieri alle 3 di notte sotto la live di multiplayer.it ho cercato di spammare a 3000 persone pasta fizia. 10-15 persone mi hanno seguito, poi mi hanno bannato. Ma non sabotate multiplayer, ragazzi. Multiplayer. Non sabotate multiplayer. Meme. Oddio. Da palermitano mi sento offeso. Figurati se tu fossi Corleone, come ti potresti. Giusto, sentire. Adesso faccio una cosa che è per tutti. Questo è facile. Ho fatto solo il ritornello. Era... Io sento rumori, vabbè. Dai, questo è facile, era è chiaro che... Che non è un film. Inno di Mameli. Oddio, c'è anche un film. Ciao a tutti, pasta fia. È appena finito. I Simpson, film. Vedi, Antonio. Era chiaro che fossero i Simpson. Erano i Simpson. Era chiaro. Ragazzi, mi state. Alcuno ha detto We Will Rock. Sì, perché voglio dire, potrebbe essere così. Qualsiasi... No, We Will Rock è così. Perché fa sto rumore quando lo... La signora di sopra che sposta l'armadio. Oddio. Un dodo in calore. I dodo si sono estinti. Sapete perché? Perché facevano sto richiamo. Gli hanno sparato gli altri animali. Allora c'è un numero di Ratman, non mi ricordo quale, dove parla del cane inutile norvegese che prende per il culo, sai, gli animalisti convinti che certi animali non debbano estinguersi per demeriti genetici, e quindi ci sono esseri su questo mondo che effettivamente la natura non li ha selezionati proprio per primeggiare, no? Giusto, tipo i panda, no?
non hanno un meccanismo di difesa, non sono veloci, non si riescono a mimetizzare nell'ambiente in cui fanno cacare come animali, no? Allora, c'è questo numero di Ratman dove c'è il cane inutile norvegese, che è questo cane che si nutre dei pulcinella di mare, che sono questi uccelli. Solo che le scogliere norvegesi ci stanno le onde altissime. Come questi cani si avvicinano, la risacca se li riprende e buono. E allora il governo norvegese mette delle balaustre che i cani inutili norvegesi si appendono alle balaustre e si mangiano. È fantastico. Ma si dovrebbero estinguere questi cani. Non lo so, non so se anche se esistano, però è fantastico. Ragazzi, appena finito il Nintendo Direct, non vi interessa. No. Ah, è finito. Però tutti quanti. Però vabbè. No, ma adesso noi siamo primi in tendenza. Tanto non fa niente, ragazzi. La live, una conferenza E3 non va seguita per forza in diretta. Se tu quelle cose le vedi, che ne so, 3 ore dopo, 4 ore dopo, cioè ci sono, diciamo la verità, ci sono un fior fior di nostri colleghi, cioè colleghi, in realtà loro lo fanno seriamente. Che ne so, appunto, multiplayer. Non fare nomi che poi se la prendono a male come al solito. Ma perché se la prendono no, a male? No, perché sì, perché sono una cosa di paglia. Tutti gli occhi, molti giocatori, quelli lì. Questi fanno un lavoro costante sulle live, infatti siamo andati a vederle anche le cose che hanno fatto infatti loro. Noi usciamo il giorno dopo. Noi usciamo il giorno dopo. Facciamo più visione. Perché? Perché noi siamo dei pirla, noi facciamo le cose da pirla e allora dobbiamo uscire il giorno è dopo. È divertente tutto ciò, ragazzi. È molto divertente. Ma anche perché ci diranno un male cane dietro. Ma chi? Ma tutti quanti, è normale. Un professionista che dice: oh, sti stronzi di merda che parlano disinformando, fanno 100.000 visualizzazioni. Io che mi faccio un culo la notte per vedere tutto. Ma faccio un video a 6 ore e mezza e dura più delle 3, faccio 2 visual. Ma sai che lo trovo molto ingiusto tra le altre sì, cose. Sì, anche io, il mondo è ingiusto. Il mondo è ingiusto, però insomma. Loro io, lo quando facevo, i siti web non mi prendevo tanto, mi prendevo forse 1500 euro a sito web, ma quando ero ragazzetto, però ragazzetto un bel cazzo di niente, perché comunque avevo fatto dei corsi, stavo all'università, avevo appena preso la triennale, comunque continuavo a andare troppo in alto. E avevo fatto dei corsi, insomma, c'avevo delle competenze che un ragazzo che esce dall'industriale informatica non può avere. Eravamo i ragazzi, no, mio nipote con 100 euro e un pranzo me lo fa meglio. Vaffanculo, fatto fare da tuo nipote il sito. Però quindi anch'io ho sofferto, mo che soffrano gli altri, non ho capito. Quindi tu dici che loro pensano. Ma vedi tu, questi domani si svegliano alle 8, fanno colazione, fanno un video di merda. E prendono un sacco di visite in più. Questo pensa la gente, stai tranquillo, è così. Quindi è la stessa cosa facevo io, mi facevo un culo così per fare un sito, fallo ricercabile, fallo SEO friendly, fallo questo, fallo quell'altro, ottimizza il codice, per 1500 euro un mese di lavoro, un ragazzetto del cazzo arriva, ci mette sopra WordPress, 100 euro e passa la paura. E allora gira, è una ruota il mondo, la vita è una ruota. È una ruota, però bisogna sapere anche su che strada, no? Cioè se stai su YouTube non puoi competere. Sono tutti ragazzini su YouTube. Ma scusate, ma perché a noi magari non ci viene a male che un gameplay di Peggle fa 90.000 visualizzazioni? A noi ci viene a male per le nostre stesse cose, mentre gli altri rosicano per altri canali. Noi no, rosichiamo per i nostri stessi canali. Ognuno ha i suoi, diciamo, iscritti, quindi ognuno si merita quello che ha. Ma sicuramente, sicuramente. Però, come a dire, domani noi parleremo di Nintendo, no? E faremo con tutta calma, facciamo colazione e poi parliamo di Nintendo. Questi poveri cristi qua magari sono 6:30, dovevo andare a casa dalla famiglia, invece stanno là, e quindi ammirevoli, anche perché senza nascondere nulla noi poi è a loro che andiamo a vedere per fare. Ma non è vero, dai, non è assolutamente no, vero. Ci andiamo a vedere le conferenze, cioè, basta che prendi la ricaricare. Conferenza invece che dura 2 ore la vedi un po' più velocemente, no, però fanno un bel servizio perché molti non riescono a seguirla in inglese, loro traducono praticamente, anche i guagni hanno fatto, i Wagner hanno tradotto in tempo reale le conferenze. Non l'ho visto. Sono stati veramente bravi. Io non ho capito, lo fa sempre io lo stesso. Me rivedo le conferenze alla fine, mi metto sulla tazza del cesso e mentre gago mi rivedo. Ma perché tu te le guardi in inglese, no? Invece c'è tanta gente che non ci riesce, e infatti c'è quello dei Wagner, io non lo so come fa, si è fatto tutte le conferenze, c'è sempre questa faccia qua. Cioè, io dopo una conferenza probabilmente me sarei cascato a dormire. Invece c'è lui così: ragazzi, sono le 3 di notte, adesso andiamo a vedere sta bella conferenza. Non lo so, probabilmente è la gioventù, ragazzi. Monster Hunter finalmente torna su Sony e non vedevo l'ora. Era da Monster Hunter Freedom Unite, mi sa che non stava. No, è uscita per PlayStation 3 qualcosa. Io non lo so se vedo l'ora, perché puta caso fosse co-op e puta caso ci piacesse giocare a sto gioco, sarebbe finita. Dovremmo giocare ognuno da casa sua. Tra parentesi. Tra parentesi. No, sì.
cazzo. E sarebbe un casino. Sarebbe un casino, però sarebbe comunque un ritorno alle origini. Una volta giocavamo, quando tu stavi a pescare io a Termo, giocavamo spesso sì, separati. Al computer, però. Eh? Al computer. Al computer. Che mi sembra anche più semplice. No, neanche tanto. E perché sì, dai, è più bello. Vabbè, io ho lo Zoom Q8, comunque lo posso fare. Zoom Q8. Cosa ne pensate di Execution? Fantastico. Qualunque bello, bello, sia. Bello. Poi tutte quelle rifrazioni di luce. Ma un VR su Xbox? Non credo che al momento la Xbox 1... Ma io credo che... Che la bomba la cacceranno con Xbox One X. Sicuramente sarà o con l'Oculus. Con l'Oculus probabilmente. Compatibile? Sì, 100%. Se è compatibile con l'Oculus. Ma sì, ma sicuramente sarà così, dai. Un pensiero figurati, ci si può fare. Figurati se non hanno cacciato una console così potente e non ci mettono un VR sopra. Sinergo, mangi un po' di rafano. Puoi consigliare un film horror fatto bene su Netflix? Il Terrore del Silenzio. Non sto scherzando, Il Terrore del Silenzio è un gran bel film. Non è tanto horror quanto thriller, ma la scagazza arriva ed è molto bello. Sinergo con The Wet Remains. Sì! L'unica bomba era Ori 2. Infatti io per Ori 2 sto in fissa. No, invece la conferenza Ubisoft ha mollato belle breccole, insomma. Dai. Anche se in gran parte le breccole di Ubisoft erano breccole che tutti ci aspettavamo. Vabbè, Far Beyond, Cry 5. Beyond no. Good and Evil. Ok, però per il resto c'è uscita la taroccatura di Black Flag che a sua volta è la taroccatura di Sea of Thieves. Cioè non... capito, Far Cry 5 siamo contentissimi, ma ormai sapevamo vita, morte e miracolo. Se l'avessero lanciato direttamente alle 3 sarebbe stata una vera bomba. Perché lanciarlo in anticipo di un mese per poi far calare la potenza del messaggio? Non capisco. Ci hanno fretta di mettere in bocca... Un po' come Lego Wars. Bravo. Lo cacciano un anno prima, poi fanno uscire il gioco e nessuno ci gioca più. Certo, perché tutti si sono rotti il cazzo, anche perché il gioco non offre una minchia in più rispetto alla demo e alla beta. Questa è una cosa a cui bisogna stare attenti. Knack 2 invece, Knack 2 non settembre, vediamo l'ora. 5 settembre. 5 settembre ci troverete qui a giocare insieme a Knack 2, a registrare gameplay, perché ce lo giochiamo tutto in coop, proprio come Far Cry 5. Che cazzate hai detto mo? Guarda, Sinergo, sai quanto manca la finestra? Sai quanto manca la fine di Knack? Non lo so, ma se esce prima il 2, io l'1 non lo continuo. È troppo lungo. Di fatto di quel gioco, troppo lungo. Bellissimo Il Terrore del Silenzio, l'ho visto con gli amici una seratina tranquilla e siamo rimasti tutti zitti. Perciò si chiama Il Terrore del Silenzio, perché se parli ti menano. Anche ieri sera ho visto un film che si chiama Don't Breathe, ovvero Man in the Dark. Fichissimo, veramente una gran figata. Vi porto anche, poi te lo passo quello lì. Molto bello, vi porto anche un video sul canale di cinema. E ho visto pure Whiplash. Peggle in VR, quanto sarebbe figo. E come fai? Guardi la partita di Peggle. No, guardi la partita, ma magari tu stai leggermente sotto, leggermente dal basso. Secondo me è una cagata. No, giocate a Wipeout contro. E abbiamo fatto un video, uscirà. L'abbiamo fatto pure, già uscito. Ah, cioè mi stai dicendo che Knack 1 ancora non l'hai finito? No, lo sto portando ancora sul secondo canale. È infinito. All'epoca ne parlammo, diciamo che era un gioco molto carino e tutte quelle cose lì, ma se avessi saputo che durava così tanto avrei annoverato nei difetti la durata troppo lunga, perché a volte può essere un difetto. All'epoca avevo soltanto 7-8 ore su Knack, che non è nulla paragonato a un gioco che ne dura 160. Sì, ecco, hai visto Sherlock? Certo che l'ha visto Sherlock. Miglior conferenza. Mo che arriva Nintendo. Dobbiamo cioè, rivediamo Nintendo. Vediamo cosa ci propongono per PC. Perché sono anni che qua le uniche bombe arrivano per il mondo console. A noi dispiace un pochino. Ma secondo me non arriverà un cazzo. Te lo dice per PC? Zio Nicola, te lo dice. Ma è probabile, perché l'andazzo in questi anni è questo. Scusate ragazzi, devo fare una roba. Devi scorreggiare. No, mo devi scorreggiare. Devo soffiare il naso. Mo devi scorreggiare. Ma non ha lanciato niente su Death Stranding. No, Death Stranding mancherà. E Kojima si è scusato, ha detto: scusate, l'anno scorso ho lanciato la bomba, quest'anno non vedete un cazzo di niente perché siamo ancora carissimo amico, ho speso tutti i soldi per fare quel trailer di cui nessuno ha capito un cazzo. Però, quindi, tutti buoni. Miglior conferenza senza contare Nintendo. Allora, miglior conferenza senza contare Nintendo. Il problema sapete qual è? Potremmo dire Sony. Perché Sony comunque aveva presentato un remake particolare, insomma, che tutti aspettavano, figuratevi, dopo The Last Guardian, dopo la figuraccia di The Last Guardian. Ma noi che abbiamo assistito comunque a tutte le tre l'anno scorso di Sony, dove ha lanciato in pompa magna il VR, PlayStation 4 Pro, cioè
non poteva far di meglio. Cioè, quando, non si sa quando farà di meno. Probabilmente non farà mai di meno. Io vi ricordo che God of War, che tutti dicono, oh beh, sono visti, ma l'anno scorso è stato lanciato. Quest'anno l'hanno fatto rivedere. E l'anno prossimo esce. Probabilmente lo dovremmo aspettare. Se uscirà, dovremmo aspettare un altro E3 per il lancio effettivo, che sarà magari settembre, novembre. Però vi rendete conto che hanno cagato il cazzo. Invece l'anno scorso c'erano tantissimi giochi di cui non sospettavamo l'uscita. Sono riusciti a sorprenderci pure con COD, con un trailer bastardissimo che mostrava l'unica sequenza di gioco fatta bene su tutta la campagna. Però l'hanno fatto, ci hanno fatto rimanere a bocca aperta. Quest'anno non abbiamo trovato tutta sta gran novità. E in effetti la cosa più interessante è un remake. Qualcuno dice Microsoft, ma Microsoft, la Xbox, il progetto Scorpio, da quando è che lo sapevamo? Cioè, da prima della PlayStation Pro, sapevamo, cioè, di Scorpio. Quindi hanno detto il nome definitivo, sai che... Non è nulla di nuovo, sì, l'hanno fatta vedere. E beh, cioè, devo essere citato per una cosa che probabilmente non comprerò, anzi, sicuramente non comprerò, perché tanto vale avere un PC, dato che tutte le esclusive vanno su Windows 10. Sai qual è la differenza? Cioè, la cosa che mi ha stupito veramente tanto nella conferenza Microsoft... c'era Cuphead, che è fighissimo, ma lo avevamo già visto. L'avevamo già visto l'anno scorso. Orient the Will of the Wisps. Quella è stata la sorpresa, perché non era trapelato mai niente. Boom, ce l'hanno buttato lì, siamo rimasti di sasso. Una conferenza si fa così. Cioè, Ubisoft non può immaginare di mettere il solito Just Dance con i soliti 5-6 ballerini vestiti da stronzi e sperare che la gente... Oh, che figo! Oh, Ubisoft, sono 10 anni. L'unica cosa buona che ha fatto è presentare Beyond. Il problema di Beyond è che, se lo ricorda, gente della nostra età. Perché io l'ho giocato nel 2003. Fatevi il conto, siamo nel 2017. Cioè, capito? È stato presentato alle 3 del 2008, mi sembra. Quindi fatevi un po' di conti. Di per sé, come dici, The Last Guardian, The Last Guardian, poi dopo un po' ti scocci, no? Invece secondo Anthem noi... è bello, Anthem è simpatico, c'è qualche dinamica di gioco nuovo per essere un gioco impostato in quella maniera. Qualcuno ha fatto il paragone con Ratchet & Clank. Ma porca puttana, ma che paragone vuoi fare con Anthem e Ratchet & Clank? Hanno detto anche che quella cosa stava in Just Cause. Ragazzi, sono due mondi diversi, ok? La conferenza... Just Cause mica vai sott'acqua. No, ma... Cioè, Just Cause cali in acqua, ma non è che risali col getto. No, beh, ci sono cose, ci sono meccaniche di movimento, come abbiamo detto, che sono particolari. Ma per il resto, il gameplay sembra quello di un Mass Effect, se vai a vedere. Terza persona, pianeti, armature, abilità. Cioè, alla fine non c'è nulla di veramente sorprendente. Wolfenstein, il nuovo Wolfenstein, la conferenza Bethesda, se vai a vedere... Tra le cose, è stata quella che ha proposto... La conferenza Skyrim, vuoi dire? La conferenza Skyrim è stata tra le più interessanti, perché hanno presentato uno Skyrim VR, che è comunque una cosa lodevole, interessante, e magari si possono usare i move invece di quel sistema di combattimento di quella merda. Quella l'hanno fatto sempre a Sony, però. Sony. Sempre a Sony. Ah sì, giustamente. Hanno Skyrim fatto, però... hanno presentato l'espansione, la nuova espansione di Morrowind... E poi non mi ricordo che altro. No, però ho presentato Wolfenstein, che è una gran ficata. Wolfenstein sì, assolutamente. Ma perché Wolfenstein già era bello l'anno scorso, fino a 2 anni fa quando è uscito. Però è uscito a cazzo duro in queste tre. Non se ne era sentito parlare prima di sto Wolfenstein, capito? È uscito così, infatti la gente era completamente sconvolta. Diceva, ah ecco, è Fallout, perché hanno visto un'ambientazione retro con un gigantesco robot. Hanno detto è Fallout, invece no, era Wolfenstein. Quindi... figo. Interessante pure, se vogliamo, lo spin-off di Dishonored di Bethesda. Uno che dice Skyrim VR è una cosa interessante, ma stiamo scherzando. Occhio però, Skyrim, noi non lo sapete, cioè se sapete un po' di storia di QDSS, sapete che abbiamo iniziato praticamente distruggendo Skyrim, perché il sistema di combattimento è una merda. Però se lo riporti in VR con i move, quindi spada e scudo, quelli sono gli attacchi che puoi fare, eh? Ma almeno li fai realmente, c'è più coinvolgimento. Perché se deve diventare o paro o attack o faccio gli urli dei mortacci, tutto si appiattisce mostruosamente. Uno Skyrim che ti coinvolga in prima persona potrebbe darti davvero un feedback diverso. Quindi io sono molto curioso di provarlo, proprio perché abbiamo visto che ci stanno investendo sul VR, e non poco, ragazzi. Occhio, perché anche queste tre di Sony, Sony ha presentato un sacco di esclusive VR, ma proprio tante. Metro, raga, Metro è sempre, cioè, graficamente sembra l'unico titolo in grado di spremere un po' sti PC. Graficamente Metro è probabilmente l'unico titolo degno di nota di quest'anno.
Lo stesso God of War, che tutti dicono, oh, ma a me non mi pare tutta sta cosa. Ne abbiamo visti centinaia di titoli con quella grafica. Abbiamo visto anche Rise. Perché, anche perché la gente non si ferma a vedere la vegetazione. La vegetazione in God of War, vi invito a bloccare qualche frame, è molto piatta. Sì. È molto piatta. Come quella di The Witcher 3, ma tutti se ne accorgono. Ad ogni modo, l'unica grafica che veramente fa gridare al miracolo, secondo noi, è quella di Metro. Il problema di Metro è sempre stato uno: lo shooting e le cutscene o comunque i dialoghi appallanti per qualcuno a cui non interessa la storia ma vuole solo giocare. Comunque ragazzi, andatevi, mo che finite, finiamo la live, tanto ormai manca un quarto d'oretta, andatevi a riprendere il video che è uscito oggi, perché ci siamo fatti un gran culo per girarlo stamattina e per darvelo oggi. L'abbiamo dovuto ricaricare tra parentesi due volte, perché la prima volta c'eravamo, vabbè, era uscito male il render. Ma schifo però il VR, almeno per questi titoli. Ragazzi, il VR, non molti lo sanno, ma fatevi spesso, almeno una volta al mese, fatevi un giro sulla pagina di Sony dedicata del PlayStation Store, dedicata al PlayStation VR. Io sto ancora comprando giochi, mi sto ancora divertendo e ci sono dei giochi molto molto validi a 15 euro, 20 euro. Aguzzate la vista, perché tutti i giochi che stanno uscendo per VR, magari fossero usciti per PlayStation Vita ai tempi d'oro, la stanno trattando bene questa periferica. No, no, sta andando decisamente bene. Ma un gioco di Sword Art Online in prima persona starebbe figo, ovviamente. Ne farete dei video, no, Assassin's Creed, ma è ovvio che faremo dei video, cioè saremo i primi a prendere Assassin's Creed e a vedere com'è. Ma chi aveva bisogno di un nuovo Dishonored? Non lo so, io non sono un appassionato di Dishonored, ho provato a giocare il 2, mi sono cagato il cazzo perché mi andava probabilmente male. Perché vende bene, cioè noi non li sappiamo i dati di vendita, ma probabilmente vende molto bene. Mi sono appena venuto in culo con la macchina, peccato, però non è colpa tua, ti sono venuto in culo, l'assicurazione farà il resto. Spider-Man pare molto interessante, pare molto dinamico come gioco, belle animazioni, tutte queste conferenze, nemmeno un nuovo Peggle. Madonna, ma veramente la PopCap sta campando di rendita da 120 euro. Ma basterebbe fare nuove mappe per farci contenti. Nuove mappe e metterci il procione. Ma il procione te lo tieni tu, il procione... dopo lo usi tu, cioè magari qualche potere scrapo. Che potere gli metti al procione? Veramente ruba i punti, ma io ti sputi in un occhio se gli rubi i punti. Cinergo, cambierai mai il taglio della barba? No, perché io ho solo questa per cambiare aspetto. Se io cambio questo, tu non mi riconosci più. Potrei sembrare, che ne so, veramente quello di Brazzers là. Life is Strange non è il 2, è il prequel, quindi è un po' differente. Cazzo in culo, non ha figli ma fa brodo per conigli. Sinergo, però suonare tu la tromba? No. Fa una sola, è come pomiciare con Redez al momento, suonare la tromba. Sinergo, la canzone di Gumi che fine ha fatto? La canzone di Gumi è pronta, però sto montando il video che è in animazione. Mi sono fatto aiutare dalla mia ragazza, ha fatto dei bellissimi disegni, però alla fine devo animarli io e ci sto lavorando a, diciamo così, a tempo perso, e di tempo perso ne ho poco e da giovedì ne avrò ancora di meno. Gioco che attendete di più? Ori and the Will of the Wisps, per quanto mi riguarda. Vabbè, ce ne sono tanti, Days Gone pure è interessante, però bisogna vedere quando uscirà, perché... Per quanto mi riguarda poi Beyond, perché è un tuffo nel passato, sinceramente dopo tutti questi anni mi ricordo vagamente di Jane, di Beyond, Good and Evil, però potrebbe essere veramente un salto indietro per me. Cioè il VR, il gioco di pesca di Final Fantasy. Cioè. Quello penso che lo prenderò, perché ho visto delle immagini, non sembra sì, male. È carino, voglio dire... Preferisco uno Skyrim, che almeno c'è un open world. Però la trazione della canna, non capisco come fanno. No, non ce l'ha, la vibra e basta. Come... questa cosa. Però, veramente, sembra da ipocriti, detto da noi. Sembra da stronzi, detto da noi. Ma sto Skyrim VR? Cioè, se ci pensate, no, pure se il sistema di combattimento rimane la stessa merda di prima, ma quanto è bello farti un giro in quel mondo lì, in VR. È molto bello. E è il motivo per cui No Man's Sky... l'ho abbandonato. Io all'epoca mi stavo divertendo tanto su No Man's Sky e soprattutto sognavo il momento in cui sarebbe diventato un gioco per VR, cosa che non è accaduta. Ah, giovedì, ragazzi, due cose importantissime. Martedì prossimo non ci saremo in live, ma ci vediamo martedì dopo, e non ci saranno le live perché non ci siamo fisicamente, non per qualcosa. Non ci saranno le live. Poi ci rivediamo comunque martedì e venerdì prossimo con le live. Questo venerdì invece le live le faremo, anticiperemo di un giorno, saranno un po' più vecchiotte, ma almeno ce l'avrete. Forse vedrete delle live sui nostri canali personali. Quello sì. Forse non è sicuro niente, eh.
Undertale che è uscito per PlayStation, no, Xbox. Ah sì? Non lo so, comunque Non lo hanno so. fatto Undertale. Ma tutti ne parlano bene, però è uno di quei A me, giochi. ti ripeto, a me ha fatto cagare. Comunque, qualcuno dice che sono meno 12. Ah sì? E From Software? Ha! From Software è la grande assente quest'anno, insieme a The Last of Us 2. Secondo me è dall'anno scorso che dicono: beh, poi io, ma abbiamo fatto 4 giochi, 5 giochi, 6 giochi. Adesso, mo dobbiamo sistemare sta cazzo di videocamera. Abbiamo sistemato. Non hanno ancora disegnato niente, stanno ancora provando. Ma Io basta chiacchierare un attimo a Ubisoft, ci passi un il attimo, sì, codice di Dishonored. no, di For Honor, vediamo un Sì, attimino forno. come funziona, che almeno quando sto a spalle al muro riesco a vedere dove cazzo ci devo tirare la mazza, e quelli si parlano tra di loro, dici mi dai 5.000 euro e ti passi il codice, a posto. In realtà il discorso di For Honor in realtà è molto semplice, cioè intorno ai personaggi o comunque C'è davanti alla c'è una una sfera che sfera. funziona per sottrazione, va a sottrarre alla visuale tutto quello che si frappone tra il personaggio. È molto semplice il concetto, poi non so a livello di programmazione come si faccia a tradurre, però l'idea è talmente stronza. Tant'è che quando tu sei a terra e la camera si abbassa, si vede proprio il terreno che si scava Eh sì. tipo mezzaluna. Quindi è chiaro il sistema sottrattivo che hanno utilizzato. The Last of Us 2 alle 3? No, perché la prima cosa che abbiamo detto è presto. È presto. E però sono molto contento di averci preso con Far Cry 5. I cani serviranno a molto altro rispetto a quello. Perché stanno troppi cani, stanno dappertutto. I cani Vuol dire che sono. l'occhio critico ci sta. Non è mai andato via. E soprattutto abbiamo azzeccato anche sull'aereo che spara, che molti ci hanno detto: ma chi ve l'ha detto che l'aereo spara? E invece ci sono delle sequenze di combattimento Vabbè, ma era sull'aereo. chiaro, montava un mitraglione così. Parata. Duello! Che livello a cazzo da Perché riesce cane? sempre Ma te ti uscì. Però a te, a te. guarda, ti è uscito il coso, la tenia. Porca puttana! Dai! Molto conveniente che sia andato nella paletta. Guarda, il gameplay non finisce, mo te lo dico. Porca troia, finisce. No! Grazie! Vai! Dai, su! Ed è così che non finisce! No! 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 Madonna, di cazzo! Lo finisco! Ho deciso che oggi finisco Peggle da solo. Dai, si dovrebbero cancellare però, eh. E prendilo! Madonna! Cioè, Bomb! Da solo! Da solo! la vergogna dei serafini proprio. Flipper. Pure tu! Ma allora giochiamo proprio. No. Giochiamo il cazzo che ti frega. Ragazzi, cioè, devastante. Oh, spegni il cazzo in culo così vediamo i commenti. E dai, sali su. Che tedio. Buono così. Mamma mia. Oh. Allora. Sto facendo punti a modo zappa, ragazzi, eh. Mo, quello non è culo, eh. Mo, che se ne dica. Vabbè, posso andarmene. Sì, infatti ho praticamente perso. No, Madonna, i punti. Vado via, spacco tutto. Non puoi vincere, mi dispiace. Madonna però, io c'ho una iella che mi si porta il vento. No, è finito. E meno male, dico io. No, porca merda, meno 25 qua fa So, so, malissimo. so tipo 70.000 punti in meno.
Ok, così non fai. Non fai festa estrema. Potresti in realtà, eh. Però hai fatto un sacco di punti. La peste estrema si capiva a chi dovesse andare. Porca troia, ragazzi. La partita più brutta di sempre, sono d'accordo. E prendimi quel Cristina D'Avena lì. Quello che mo fai almeno 25.000. Mamma mia. Vabbè, dai, era strameritata la vittoria. Che se ne dica, era una vittoria un altro po'. Ma senti, ma hai fatto tutti i punti che potevi fare col primo tiro. Porco Giuda. Ma io non lo so. Drago de merda. Il drago de merda proprio. Però va bene. Tanto mo te la mette qua, vedi proprio. Ah, beh. No, lo prendi, lo prendi. Ma non voglio farlo. Continui ad averci. Eh sì, sempre culo il mio, capito? Evito, no, no, il... Però vedo che... evito il verde per fare punti e c'ho culo, insomma. No, capito? Ho evitato di prendere il verde e c'ho culo. Qua devo rifare una cosa. Nicola, io prima ti stimavo, cosa vuoi dirmi? Capito? Vabbè. Ma ho fatto un tirone. Eh sì, è tutto tirone a te. Allora, siamo calmi. Ma qua, madonna, che partita dei poverelli. Ho utilizzato al meglio il mio potere, come sta facendo lui, però nessuno dice niente che si è fatto tiri. Ma perché qua c'è... beh, certo, sì, va buona. Io devo mirare, invece là era spa... Era che allora, cosa? Era spam. Era anche lì era tempo. Era tempo, se no come... Vabbè. Niente, non c'è niente da fare. Ogni tiro che faccio io è per forza un tiro sculato. Ma sì, ma che ce frega, ma che ci importa. Ragazzi, non posso recuperare. Cioè, proprio non è possibile. Non è possibile. E qua gli lascio pure la festa estrema. Eh no, perché c'è un altro lì. Addo qua. Allora devo provare a fare una cosa. Fa il triplo rimbalzo. Sì, ma io ci spero come spero quando prego. Non era preventivato, ma va bene. E mo? Non lo so. Puoi fare quello che stavo tu puoi fare festa estrema. Però puoi fare quello che stavo pensando io, ma non mi sarebbe mai uscito. Esatto. Ma non mi sarebbe mai uscito nella vita proprio. Sai quelle cose che non accadono? Tipo quando fai il compleanno due volte lo stesso giorno? Esatto. Tipo così. Cioè, no, vabbè, dai, questo non li contiamo però come sculi, giusto? Nonna, che tiro di cacca, oh. Ha fatto un sacco di punti, eh. Ma sì, m'hanno tirato i piedi in 5.000. Sì, ma chi cazzo tiri via? Via dagli orecchi, via gli orecchi. Come via gli orecchi? Che vuol dire via gli orecchi? Non lo so. Un modo di dire in prima. Oh, il mio amico. Porca troia. Mamo. Mo lo pigli quello. Merda. Dai, via Andre, due cazzetti. Allora, io spero che me lo diano vicino perché c'ho il drago di merda. Ciao. Però se ci vai. Però se. No, meno male. Però fai un sacco di punti, eh. No, vabbè, ma il suo non è. Scusate. Mo, scusate, Perché è giusto che lui non abbia culo, eh. Però voi, quelli che dicevano, sculi perché così. Almeno. Guarda là. Sì, guarda. La palla sta ferma. Si fa uno scivolo così. Arriva al viola. Però va bene, Ho avuto culo. Meno male. Ho avuto un culo della Madonna. Io volevo toccare il verde più. No, ha fatto fa due punti di merda proprio. Quindi il tiro non era. Diciamo, non era esattamente. Guarda come lo sta calcolando, guarda. No, meno male che mi hai liberato. Mi hai liberato l'ha fatta apposta qua. Tu col culo. Col gufo. Col culo. Ormai è il culo esce dappertutto.
Allora, proviamo così. Tiro di merda. 10.000 punti. Allora, altra cosa. Proviamo, gufo. Fammi fare festa estrema. Chi è? Fa? Gesù, fammi fare. Fa che ritrovo il motorino. Gesù, fammi essere felice. Cioè, io la tirerei qua per provare uno di quei rimbalzi che... Cioè, tipo, andare su questa palla tutta a destra, poi quella a sinistra. Però il gufo mi dice... Poi passa, passa... Vai! Niente. Ti ha triangolato il tiro. Ma tu ti rendi conto? Però è bellissimo, eh! Devi morire! Oddio, stavo vedendo il sudore, guarda! Madonna! No, la prendi, la prendi. Ah, prende, la prendo, volevo prendere pure il viola, però. Vince, come giusto che sia. Poi 25.000 perché doveva andare. Ma la giustizia trionfa sempre, giusto? Allora, beh, 370.202. È stata combattuta, cioè nonostante ho perso, ragazzi, uno per una. Quel cazzo. Monster Hunter sarà sicuramente adattato per i casual gamer, cosa che da amante della saga mi dispiace tantissimo. Io invece sono contento. Non ne potevo più di protrarre una caccia per ore e ore e ore e ore e ore. Mettessero dei livelli di difficoltà. Autopunizione, normale, facile. Tu giochi ad autopunizione. Noi giochiamo che per uccidere un mostro ci mettiamo 7-8 ore. Tu ci metti 3 giorni, giusto? È giusto. Monster Hunter, ma amo anch'io Monster Hunter. Però non è possibile che io perda tutta la vita per uccidere un Rathalos di merda, capito? Non è possibile che devi chiamare 4 persone e lo devi menare come dietro un vicolo. Non è possibile. È giusto così, è giusto così. Intanto, vedete che non c'è sportività in questa cosa. Mi sembra di dire, Redez culo, Redez culo. No, la sportività. Allora, Redez... deve essere sempre. Non stiamo facendo il calcio. Redez ha avuto sportivi. Un culo fenomenale ad avere la giusta occasione, che ha saputo sfruttare... Vogliamo dire in maniera anche piuttosto stronza, però diciamo che oculata, tanto io da lì se non fosse oculata l'ha detto lui, oculata, però... senza oculata l'ha detto Redez, sì. Oculata in... hai culato infatti, no. Però ragazzi, ci vediamo alla prossima live, anzi aspetta, visto che noi non ci vediamo per 2 settimane, no, non ci vediamo e qui, qui...